Gigi Gervese, questo riconoscimento del miglior biancazzurro per quella realtà che è stata il fiore all'occhiello, l'unico raggio di luce, possiamo dire, di un'annata molto complessa per la Pescara Calcio. Però la primavera è davvero uno splendido raggio di luce, state conducendo da protagonisti il campionato. Sì, obiettivamente è un premio che non mi aspettavo ed è sono onorato veramente di riceverlo. Però come dicevi tu, questo è un premio che va condiviso con tutto il settore giovanile, con tutti i tecnici, i collaboratori e con i direttori che sono loro che ci guidano, perché veramente è un bel team, un team che si lavora ogni anno con idee molto chiare, molto precise, ed è un risultato del grande lavoro che c'è dietro le spalle. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, di quello che stanno facendo i ragazzi, perché stanno dimostrando veramente un grande attaccamento alla maglia e l'obiettivo nostro, come dicevo anche prima, non deve essere il discorso di parlare di regolamenti o retrocessioni. A noi ci interessa adesso portare a termine questo lavoro. Lo vogliamo fare per cercare di dare una piccola gioia in un momento delicato della nostra società, una piccola gioia sia alla società, al presidente, ma anche e soprattutto ai nostri tifosi, che obiettivamente in questo momento stanno soffrendo tantissimo. Quindi è un obiettivo che abbiamo in mente ed sarebbe un completamento giusto del percorso iniziato e che vogliamo portare a termine. Ci sarebbe poi una disponibilità anche a essere, perché no, un candidato per la panchina della prima squadra? Non so se il presidente l'ha coinvolta in certi tipi di discorsi, ma insomma il futuro cosa potrebbe riservare? Ma il presidente non mi ha coinvolto, anche se mi ha manifestato più volte la sua stima e la stima di tutta la società. Il mio obiettivo, io dico sempre che il mio futuro è il presente, bisogna fare bene quello che si sta facendo. Poi come tutti sono un sognatore, quindi come è giusto che nella mia testa possa esserci anche un sogno da poter condividere o coltivare nel tempo. Sicuramente l'obiettivo mio è quello di allenare, perché è la mia passione. Ho fatto anche esperienze con i grandi, con la primavera, che era un sogno che volevo da tanti anni, che ci sono riuscito, quindi è un altro obiettivo che ho raggiunto. Adesso speriamo, vediamo, terminiamo bene il nostro lavoro e poi quello che porta il futuro non... Gervese è pronto per la Serie C? Ma io ti direi una bugia se dicessi di no, mi sento pronto, mi sento quantomeno di potermi mettere alla prova e cercare di vedere diciamo se sono in grado o meno di poter partecipare a un campionato così importante.